Uomini e donne, Andrea e Teresa, abbiamo bisogno di scappare da tutto e da tutti. A Uomini e Donne Magazine Andrea dal corso ha confessato che in questo momento, punto abbiamo bisogno di scappare da tutto e da tutti. Vogliamo stare insieme in un posto in cui le persone non sono interessate a curiosare nelle nostre vite. Inoltre Teresa Langella di Uomini e Donne ha dichiarato che in tanti non credono al loro amore, e che si parla continuamente di business, ma solo il tempo potrà dire la verità. Stando alle sue parole ora sono invincibili e le critiche delle persone sui social non sono in grado di scalfire la loro ritrovata felicità. Certo, non posso dire che tutte le ferite si siano rimarginate del tutto, continua lei, ma il sentimento non si è mai affievolito, anzi, si è rafforzato sempre di più. Andrea dal corso su Teresa Langella, le ho detto ti amo al telefono. Punto avevamo avuto una piccola incomprensione al mattino, dopo aver fatto pace, gliel'ho confessato al telefono, non sono riuscito a trattenermi. A parlare è Andrea dal corso intervistato da Uomini e Donne Magazine. Ora lui e Teresa Langella sono ufficialmente una coppia e si stanno godendo i frutti dell'amore. La ragazza, quando se l'è sentito dire, ha pensato che fosse uno dei giorni più belli della sua vita, ovviamente anche lei prova gli stessi sentimenti d'amore puro che hanno dovuto affrontare non poche salite prima di arrivare a goderne il succo prezioso. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni, dovrebbe andare in onda il momento in cui Andrea e Teresa si sono scelti con tanto di petali rossi in studio. Teresa Langella e Andrea dal corso, come procede la loro storia d'amore. Non deve essere proprio una brutta esistenza quella di Andrea dal corso, tra lusso, viaggi, social e lavoro. E Teresa Langella, con lui al suo fianco, dovrebbe sentirsi come un'autentica principessa coccolata e protetta. I due hanno trascorso il compleanno di lui a Padova e poi si sono recati a Venezia dove le ha fatto conoscere alcuni suoi carissimi amici. Inoltre l'ha portata a Valdobbiadene per farle conoscere la sua quotidianità fatta di vino, uva e terra, la terra per la quale ha dedicato tutto se stesso. I loro progetti futuri sono semplici. Ora raggiungeranno Bali per viversi l'un l'altra 24 ore su 24 lontano dalle critiche della gente che è solita sputare sentenze senza conoscere le parti in causa. Andrea e Teresa a Temptation Island, quindi, potrebbe non essere più una presenza così scontata, visto che molto probabilmente non avranno voglia di mettere a repentaglio la loro sudata serenità. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.